che risultano pari a zero, per trovare una soluzione, un fronte comune per come fronteggiare questa situazione. Quello che ho tenuto a ribadire è che questa situazione è stata provocata, è stata creata dalla finta legge di abolizione delle province del Rio, perché si parla delle abolizioni delle province, ma noi siamo nella sede della provincia che continua ad esistere come ente. Continua a mantenere delle funzioni importanti come quella della manutenzione delle scuole, della viabilità, ma poi si ritrova a non avere i fondi necessari per far fronte a quanto lo Stato gli impone di fare. E infatti, con la legge Delrio si prevedevano dei risparmi sui costi della provincia che all'atto pratico di fatto non si sono verificati, ma la provincia comunque è tenuta a versare un contributo annuale pari circa a 42 milioni di euro. Quindi per noi questa situazione, l'avevamo detto in Parlamento, è inaccettabile. Io credo che il governo debba farsi un attimino un esame di coscienza e rivedere la legge sulle province. Detto questo, le varie soluzioni che si sono prospettate, come per l'emendamento proposto dalla collega Sgambato della Camera, credo che sia, come dire, un po' di fumo nell'occhio. Io spero possa essere approvato. Che cosa prevede questo emendamento? Che la provincia venga esonerata per le due annualità 2016 e 2017 dal versare questo contributo, perché è stato dichiarato il dissesto a dicembre 2015. Quello che però è da chiarire è che questo esonero è previsto nella legge di stabilità del 2014 per le sole province che hanno dichiarato il dissesto entro il 2014, quindi non rientra. Trovo difficile che il governo possa accettare un emendamento per andare in deroga per la sola provincia di Caserta. Si ritroverebbe ad accettare di andare in deroga anche per tutte le altre province che analogamente si trovano nella stessa situazione. Questo è il mio primo dubbio. Il secondo dubbio che ho dimostrato e che ho avuto modo di esplicitare nell'incontro è che questo emendamento era stato già approvato come ordine del giorno, quindi come un invito al governo a occuparsi di una determinata situazione, già a luglio, dopo che c'era stato il crollo del tetto dell'Istituto Pizzi. Quindi il governo già aveva accolto questo impegno. Se lei era la volontà di accettare questo emendamento, l'avrebbe dovuto mettere, visto l'impegno già assunto a luglio, metterlo direttamente in stabilità. Se non l'ha messo, significa che non è nelle condizioni di poter fare questa deroga solo per la provincia di Caserta o semplicemente non ha ritenuto opportuno farlo. Quindi trovo difficile che la soluzione prospettata stamattina da altre correnti politiche sia quella percorribile. Io ho chiesto, al di là del colore politico, al di là della necessità di mantenere la propria poltrona, mettiamoci insieme i sindaci, dirigenti scolastici, dipendenti della provincia e soprattutto i dirigenti e i presidenti della provincia che sono delle cariche politiche, mettiamo a rischio la poltrona, andiamo sotto Palazzi Chigi, diciamo questa è la situazione delle scuole di Caserta, questi sono i soldi che ci vogliono per garantire la sicurezza ai nostri cittadini, che cosa vuoi fare? Altrimenti noi ci dimettiamo in massa. Io sono disponibile a farlo. Le altre cariche politiche sarebbero disposte a rinunciare alla propria poltrona per garantire la sicurezza ai cittadini? Perché ho avuto modo di evidenziare che spesso, molto spesso, i cittadini vengono messi, come dire, tenuti all'oscuro di quella che è la realtà. Stamattina abbiamo avuto modo di esplicitare alcune verità, come ho fatto presente, che nonostante la provincia, il dottore Mandato ha dato dei numeri giusti sullo stato disastroso delle nostre scuole, no? E sul fatto che non siano neanche in regola con le norme antisismiche. Però ho dovuto dimostrare che c'era un articolo del Mattino del 30 agosto dove il presidente di Costanzo, il presidente della provincia, aveva dichiarato tutto a posto, le nostre scuole sono una meraviglia. Allora, lo stato delle nostre scuole è risaputo da anni, i fondi mancano da anni perché, come anche ammesso negli anni precedenti, forse si è dato un po' troppo margine alle nuove costruzioni, alle finte costruzioni, agli ampliamenti e nulla è stato fatto sulle strutture dell'esistente.
abbiamo delle scuole, l'85% delle scuole italiane non è in regola con le norme antisismiche. Da un recente, e chiudo perché non voglio tediare oltre, ma da un rapporto di cittadinanza attiva sullo stato delle nostre scuole presentato il 21 settembre, e hanno preso in esame 10 regioni, le scuole in 10 regioni, fra cui la Campania, e il risultato è che il 75% non ha certificato di staticità, il 75% non ha certificato di regolarità da parte dei vigili del fuoco, non sono come dire, adeguate per i disabili. Io in questo momento mi ritrovo infortunata, se volessi andare in una scuola non potrei accedere. Allora, lo stato delle nostre scuole è risaputo e chiedere, come ha fatto qualcuno in questa sede, che siano gli enti come l'ASL e i vigili del fuoco ad essere un po' più morbidi quando fanno i controlli, io non ci sto. Gli enti preposti, ASL e vigili del fuoco, chiunque sia, devono fare i controlli perché gli istituti devono essere sicuri, non devono essere morbidi. Quello che si deve fare, lo Stato centrale deve dare i soldi, i finanziamenti necessari per rendere sicure le nostre scuole. Il diritto allo studio e alla sicurezza è sancito dalla Costituzione e finché non fanno l'abbrobrio della schiforma che vogliono approvare, dove andremo in dittatura e dove il diritto allo studio verrà totalmente calpestato, allora finché ci sarà ancora la nostra bella Costituzione, il diritto allo studio è un diritto di tutti i cittadini, va rispettato.